Vado di fretta, ragazzi, questa è la recensione velocissima perché è una novità assoluta che ci è arrivata. Come avrete visto dal titolo, che ha RP556V2S. E sarà una recensione molto veloce, ma ve lo devo far vedere. Stiamo parlando della RP556 versione in ABS, spettacolare. Allora, apriamo subito la scatola per farvelo vedere. Ecco qua, guardate, classica, vabbè, scatola della G&G, il suo caricatore che è quello classico in polimero, e qui abbiamo la RP556 in polimero, finalmente. Questa era una cosa che veramente mancava, che io ho detto, ma perché non l'hanno fatto, porca miseria, in ABS? E probabilmente le voci sono arrivate, non magari la mia, ma è arrivata la G&G appunto, che ha realizzato questo modello. Avviciniamo un attimino la telecamera così ve lo facciamo vedere da più vicino. Ragazzi, vi chiedo scusa per questa presentazione molto rapida, non ho messo il mio solito panno verde, ma andiamo veramente veloci perché abbiamo altri 1000 video da realizzare di preparazioni meccaniche. Vi facciamo vedere comunque, guardate che bello, il sistema M-Lock come quello dell'RP556, quello in full metal, le stesse identiche tacche di mira, vedete che meraviglia, sempre tutte in metallo, il classico calcio Goss V5 che ci apre da qua con l'inserimento della batteria, ormai l'avrete visto e rivisto e rivisto, ma ve lo faccio rivedere. All'interno c'è il classico sistema MOSFET, qui abbiamo l'ETU che ovviamente per mettere le batterie qua dentro, ci stanno arrivando, perché ci stanno arrivando le batterie della Turnigy, le 1000 piccoline, che sono delle piccole bombe. Ecco, l'unica cosa che dovete stare attenti quando rimettete il calcio è non lasciarci le dita, assolutamente. Questo monta la TOPAP Rotary, voilà, il motore, se non sbaglio, le G lo faceva la Marui, questo monta il 18.000, ok, caricatore maggiorato da 300 colpi, beh, direi che altro da dire non c'è, se non che la novità assoluta appunto è il fatto che abbiano fatto il body e anche l'upper receiver, insomma tutto il body in tecno polimero. Non ha il selettore ambidestro, non ha, insomma, ha lo sgancio caricatore ambidestro e basta. Particolarità, niente di particolare, semplicemente RP556V2S, cioè la RP556 in ABS. Stavo andando talmente veloce che tra un po' non facciamo neanche la prova cronografo. Ah, grosso errore, perché questo è una bomba. Al contrario di quello che avevo detto prima, e per curiosità, ho guardato immediatamente dentro al tappo motore e trovato un bel Ifrit 25K, quindi questo non monta il 18K ma il 25K. Facciamo il singolo e poi la raffica, vediamo come si comporta. Originale, spettacolare, guardate che roba, spettacolare. Allora, vai con la raffica. Ragazzi, una bomba, questo già di serie è una bomba. 23,5 98 096, che spettacolo, fantastico, veramente una bomba da originale. Direi spettacolare alla prova cronografo, 23,5 100 spaccati, 98 100, veramente da originale, veramente valida questa replica. Il motore Ifrit 25K, al contrario di quello che avevo detto all'inizio, il gommino PAP, abbiamo il gommino blu, il cold resistant blu con la TOPAP Rotary, il sistema M-Lock in metallo, le tacche di mira flip up in metallo, insomma una replica veramente valida. La trovate già sul nostro sito internet latartarugasoftware.it, quindi precipitatevi all'acquisto. Ora il prezzo dobbiamo ancora guardarci, perché lo metteremo adesso in questo momento. Questo video andrà tra un pochino, insomma, verso sera. Oggi che giorno è oggi? Giovedì. Oggi è giovedì, fatemi vedere. Giovedì 28 2020 lo metteremo in anteprima questa sera alle ore 21, quindi mi devo precipitare immediatamente a realizzare il montaggio. Ragazzi, condividete il video, spero vi sia piaciuto, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale YouTube, spolliciate e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!